E dietro le quinte ha finito di firmare gli autografi Violetta Ferrara, Ferraro, qui da Rina, una grande serata, il pubblico ti ama, si vede, la gente balla con piacere. Mi dispiace quest'anno essere rimasta un po' ferma per problemi di salute, però adesso ho ricominciato e ricominciato alla grande, con le nuove new entry, c'è Michele in gambissima e... ed è un qualcosa eccezionale suonare insieme a loro. È stata, ripeto, una bella serata, il Liscio ormai è rinato nella Riviera Ionica, anche grazie alle tue melodie e alla tua voce. Devo dire che qui ho fatto più di una serata, Rina è una bellissima piazza e la festa l'hanno proprio portata a dei livelli altissimi, una piazza bellissima e soprattutto in queste sere molto piena con i balli di gruppo, però il Liscio anche, molto ma molto affollata la piazza. Ecco, ormai nella Riviera Ionica il Liscio si identifica con la tua persona, con la tua immagine, senti il peso di questa responsabilità? Sinceramente ho molto da imparare e continuerò ad imparare, so solo che quest'anno ho 150 brani nuovi da imparare per cambiare il repertorio, perché ormai purtroppo nella zona facciamo tutti la stessa cosa, quindi ci stiamo impegnando io, Giuseppe Doriano, insieme a altri ragazzi che fanno parte del gruppo, di cercare di portarci avanti con un nuovo repertorio. Ecco, so che tu ci credi molto, lavori molto durante l'anno e ti stai cominciando ad allargare anche su degli scenari un po' più ampi, ecco, facci qualche anticipazione ai tuoi fans. È cominciata una collaborazione con Zaccaria, l'editore musicale di Bologna, hanno già scritto dei brani, abbiamo già cominciato a incidere qualcosa e soprattutto dal 1° settembre sono una compositrice ufficiale, quindi collaboro con loro, addirittura scrivo anche i testi. Però momentaneamente il lavoro è fermo. Questo CD sarà insieme all'orchestra di Tony Adodisco. Non sappiamo ancora se Mirko Casadei farà alcuni brani. E poi c'è anche l'orchestra di Mauro Leverini. Sempre sono orchestre tutte bolognesi e dell'Emilia Romagna. E sinceramente lavorare con loro, sentirmi, è un grande onore, perché alla fine è nato tutto da una passione, da conoscenza su Facebook tramite Giuseppe Spinelli. E da lì è nato il tutto. Quindi Fisarmonia pronti a spiccare il volo? Speriamo, noi ci auguriamo sempre di andare al meglio, infatti questa sera avevamo Michele come new entry, lo chiamerei se lui... Michele? Adesso lo chiamiamo comunque, signor Michele è una new entry... È stato un successone questa sera e speriamo che continui ad essere a far parte di noi. Quale strumento si cimenta? Ho laureato in tromba al conservatorio e quando gli amici chiamano io rispondo con piacere. Poi questa sera ho notato che c'è un pubblico abbastanza divertito e per noi artisti è la cosa bella è questo, vedere il pubblico che si diverte ascoltando la nostra musica naturalmente. Ecco, so che con Violetta state lavorando dietro le quinte in maniera intensa, cosa possiamo anticipare al pubblico che vi segue? Guardi, io le posso dire che purtroppo sono sempre in giro, però quando sono presente giustamente do una mano. Possiamo dire che comunque c'è del lavoro da fare ancora e il gruppo deve crescere sicuramente. Ok, grazie. Continuiamo con i protagonisti dei sì, che è Fisarmonia. Un altro dei protagonisti, il suo nome? Sì, Giuseppe Doriano. E allora, Giuseppe, so che tu sei uno degli elementi cardine di questo gruppo. Sì, sì. Cosa ci vuoi dire? Il Liscio è rinato nella Riviera Ionica. Sì, con Violetta abbiamo cominciato qualche annetto fa a fare questo esperimento così per gioco. Ci siamo conosciuti per caso in un compleanno, per caso sì. E niente, da allora è sempre un piacere. Ecco, carpiamo uno ad uno i componenti di questa serata. Enzo Milone, ti abbiamo visto sul palco, felice di partecipare a questa esperienza con i Fisarmonia. Sì, è una bellissima esperienza, diciamo che è la prima serata che faccio con i ragazzi ed è stata una bellissima serata. Grazie a tutti per questa occasione che mi avete dato. Ecco, tu sei proprio un indigeno di Santa Teresa, vedere il Liscio che rinasce nella Riviera Ionica è una bella soddisfazione. Una bellissima soddisfazione, certo, senz'altro. Sono fiero di essere di Santa Teresa. Riusciremo a farlo diventare un fenomeno che duri tutto l'anno e non solo... in qualche
stagione estiva in qualche episodio. Violetta, che dici? Io volevo semplicemente dire una cosa, che insieme a loro, con i vecchi componenti, non è soltanto un lavoro, ma è diventato un rapporto di amicizia fantastico. Quindi per noi è prima di tutto essere amici e essere molto umili. Viva Liscio, viva Violetta e viva Fisarmonica. Grazie. Ah Massimo, volevo farti notare la nuova scritta regalata dal nostro manager nascosto. Hai visto? Io ho l'idea di fare un primo piano. Mi sembra che sia serigrafata in oro. C'è scritto Fisarmonia, mentre recuperiamo un'altra delle componenti che cerca di sfuggire alla telecamera, all'occhio indiscreto della Gazzetta Ionica. Come ti chiami? Sofia. Sofia, tu mi sembra sei la prima serie che lavora insieme a loro. Sì, sono la prima. Ti sei trovata bene? Sì, ma avevo già suonato con loro. Mi hanno chiamato perché sono di qua, sono di Rina e quindi è stato un piacere. Ti sei trovata bene con Violente e la sua band? Sì, sicuramente. Già avevo suonato con loro, con Giovanni collaboro anche in altri campi, in altri generi musicali, quindi li conosco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Maestro Cannata, sempre verde, Fisarmonia pronti a volare, tu sei uno storico componente della band. Io sono uno storico, hai detto bene, storico. Cresce sempre più questo fenomeno del Liscio nella Riviera Ionica. Bello, bello, sempre piacevole, è sempre una sensazione bella, molto bella. Pensi dove arriveranno i Fisarmonia? Molto in alto, hanno il vantaggio di avere una grande artista come Violetta, appassionata e quindi molto esaltante. E un grande maestro come l'amico Cannata, vive Fisarmonia, vive il Liscio. Un abbraccio e un saluto. Antonio Crioli, un altro dei componenti di questa band infinita. E allora, li abbiamo presi tutti, mi sembra che non manca nessuno. Bella serata, il maestro già ha parlato, il maestro Cannata già ha parlato. E allora, ti sei trovato bene questa sera qui a Rina? Sì, abbastanza bene, per me è un'esperienza, è un'emozione troppo fantastica, bella. Mi dicono che Fisarmonia varcheranno a breve lo stretto, siete pronti a salire sul traghetto? Speriamo, ci sto. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo. In queste serate ci sono dei protagonisti che lavorano all'oscuro e che va a loro il merito della riuscita delle serate. Francesco Carota, ecco, tu hai il grande merito di lavorare all'ombra, dietro le quinte, però se una serata riesce, lo dico io, almeno il 50% è merito dell'audio e della fonia. Diciamo che è merito di tutte le persone che stanno sul palco e sia le persone che si esibiscono sul palco che appunto noi che siamo dietro le quinte, che raramente veniamo quasi ringraziati per quello che facciamo, però va bene così, l'importante è che lo spettacolo vada bene. Ecco, tu negli anni sei sempre cresciuto, ti sei specializzato, credi nella tua attività, adesso sei diventato un'eccellenza e si vedono i risultati, gli spettacoli sono degni di palcoscenici ben più importanti. Sì, diciamo che negli anni ci siamo evoluti e siamo
abbastanza aggiornati con le amplificazioni, con gli effetti luci e di ultime tecnologie, cerchiamo di renderci partecipi, di essere pronti per qualsiasi tipo di richiesta venga fatta con impianti particolari. Ecco, sei pronto a varcare lo stretto insieme a Fisarmonia? Me lo auguro di cuore di poter essere a loro disposizione. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi, buonasera.